300 uomini e una ventina di mezzi provenienti, oltre che dalle Marche, da Lombardia, Abruzzo e Puglia, daranno vita nei prossimi giorni alla prova di soccorso approvata dal Dipartimento di Protezione Civile. Come maggio 2016, anche quest'anno i volontari della Federazione Italiana Ricce Trasmissioni e del Cibi Club Mattei stanno allestendo al Codma di Rosciano la colonna mobile che partirà alla volta dell'Emilia-Romagna per allestire il campo vero e proprio. Contrariamente alla volta scorsa, quest'anno il training camp avrà un duplice momento, quello anche della prova generale, con tanto di finti sfollati, ovvero sia gli stessi volontari che arriveranno da mezza Italia per l'allestimento, fungeranno anche da tester. Stiamo preparando il tutto perché nella tarda serata, massimo domattina, andremo a San Giovanni in Persiceto a Bologna. Già stamattina sono partite una squadra di scout e hanno preso contatto alle 8 con il sindaco di San Giovanni Persiceto, che gli ha messo a disposizione un'area, quella che ha nel piano di protezione civile. Mentre noi stiamo caricando il tutto, lo scout sta disegnando su un pezzo di carta come verrà predisposto quel campo. Team radio, team logistica e segreteria e team cucina si coordineranno per dare il meglio e migliorare le prestazioni. E proprio sul fronte delle strutture ci sono degli arrivi nuovi di pacca. Oltre infatti alle strutture che sono già state protagoniste recentemente nelle zone terremotate, al Cibi Club Mattei è arrivata dal Dipartimento una nuova struttura, una cucina da campo versatile e modulabile che può soddisfare le necessità di 300 pasti caldi per volta. E anche questa farà parte della colonna mobile per l'esercitazione.